Complimenti, 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 complimenti al nostro portiere. Ragazzi, buongiorno a tutti, come sempre, Forza Foggia. Ah, ragazzi, io volevo fare il video allo stadio, sinceramente. Ma avevo il telefono scarico, non ce la facevo a registrare. Quindi la prossima volta che vado allo stadio, registro allo stadio. Ah, ragazzi, io Foggia Bari c'ero, ero presente, ho fatto vedere anche il biglietto in un video. In curva sud. Ah, ragazzi, uno schifo. Uno schifo. Va bene, sì, sostenere la squadra e tutto, ma fino a un certo punto. Ma cosa succede? Il Foggia passa in vantaggio con il gol di Zambelli. Io ripeto, quel gol di Zambelli non è un autogol. L'hanno classificato come un autogol. Ma il tiro è stato di Zambelli. Poi il difensore ha ciabattato tutto. Ma il tiro è stato di Zambelli. Non è stato il difensore che l'ha tirata in porta. L'ha deviata, l'è passata sotto le gambe. Le ha dato uno. Insomma, l'ha spinta in porta. Però il tiro è stato di Zambelli. Il Foggia passa in vantaggio. Tifosi che esultano. Tifosi che. Non si capisce niente, ragazzi, è una cosa bellissima. Poi viene quel gol di chi è che ha segnato Nenè, non mi ricordo chi ha segnato, ragazzi, sinceramente. Con l'assist di Guarna. Allora, mo Vudik mo e non Vudik più. Portiere e allenatore. Se nannaie. Perché anche l'allenatore? Ma che c'entra con l'allenatore? Saspi. L'allenatore è colui che ti mette in campo, che ti fa giocare. Se tu vedi che là si cita a far fallo, e Cubore ha fatto quella sorta di papera che poi ragazzi secondo me questo qua è come Narciso, questo qua si vende le partite secondo me, questo non è un portiere, questo si vende le partite. Nessuno me lo toglie dalla testa sto fatto che questo si vende le partite. Ma sicuro al 100% si vende le partite, è una cosa impossibile che... Tu vai a fare quel passaggio con gli esterni che hai, una a destra e una a sinistra. Sta una foto su Facebook che sta lui che sta rinviando la palla e sta un difensore a destra e un difensore a sinistra. La poteva dare a destra o a sinistra. È la data centrale. Guarda caso. Poi si è buttato, a posto di buttarsi a destra, che l'ha buttata sull'incrocio, si butta a sinistra. E che non rigore. Ragazzi, io me la sono sentita tanto allo stadio. Tanto, perché noi non vogliamo essere presi per culo. Io non voglio essere preso per culo. Io non. Io sostengo, io ho cantato, sono stato in curva, ho cantato, sono uscito dallo stadio senza voce. Con i miei amici senza voce sono uscito dallo stadio. Ho sostenuto la squadra, però io quando vedo queste cose io mi innervosisco. Perché c'è di mezzo qualche cosa, ragazzi, o se l'ha venduta la partita, o se l'è venduta la partita, perché se lui non faceva quella papera, la partita finiva 1-0 per noi, tranquillamente. Tranquillamente, sempre per colpa sua. Che gol di merda che abbiamo subito. Grazie, Guarna. Te ne ieri tu a fammocco tu e culo pangone che ti alleni. Perché quello non è un allenatore, quello è un pangone. E lo finirò di dire finché non sono voce. Che quello non è un. Secondo me, quello non è un allenatore. È più forte di me. La conferenza stampa dice: mi assumo tutte le responsabilità. Che te assumi responsabilità? Appunto che ti assumi tutte le responsabilità, toglilo. Cucittadella, Livalo, toglilo, quelle capucine che è fucinata a papa, per quello secondo me questa partita, questa è come Narci, questo se l'è venduta la partita, ma se già lo dicevano quello, i barese che guarda facevo schifo, lo dicevano a me che vi siete presi, quello fa schifo, 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 che cazzo ce lo siamo presi a fare se fa schifo a questa maniera, che cazzo ce lo siamo presi a fare, ma che veramente... Ma che ce lo siamo presi a fare se fa schifo a questa maniera? Mannaggia chi ti ha muto che 3 punti buttati. Sì, vabbè, un punto, il pareggio. A me non mi basta il pareggio, voleva vittoria. Per le coreografie che ha fatto la curva sud, 3 ne ha fatte. Strepitosa la curva sud. Strepito come sempre. Ma vattin, va. Cristina che viene da Onord a qua o Zaccherini per vedere la partita e poi andavate pure su Scempio. Perché quello si vede, ragazzi, che secondo me è stata una cosa fatta apposta.
È un passaggio troppo insidioso, troppo. Secondo me è stata una cosa venduta. Questa partita è stata venduta da lui, da Guarna. Secondo me è perché si vede. Scusate, che è fatto apposta. Si vede, ma è una cosa. Ma che ti pizzi che lì pisciamo dal ginocchio? Pisciamo. Ma che ti pizzi che noi pisciamo dal ginocchio? Ma che veramente? Ma che si pizzi che siamo tutti quanto stupidi? Che veniamo a credere che un passaggio è riuscito male? L'ho detto io, metti la centrale, un difensore là. Dite, ma che so. Ma che ti pizzi che pisciamo dal ginocchio? Ma che ti pizzi che siamo stupidi? Sì. Che si vede che è una cosa fatta apposta. Si è venuta la partita, stu bastardo di merda. 3.2, se non mi sto battete, né io, tu e quella pungata d'allenatore che sei tu, che ne mette via a Floriù. Quando cazzo ha da mettere a Floriù? Quando faceva la barba bianca? Quando ha 60 anni ha da mettere a Floriù con un bastone e a Barrera, come cazzo mi messo? Non mette via a Floriù, non mette niente, non mette niente. Ma va. Florione quando è transito l'ultimo minuto, l'ultima partita che abbiamo fatto, ha cambiato la partita, quando è transito 5 minuti, sempre 5 minuti fisica, 5-10 minuti massimo, E che cazzo, quando cazzo le mette a Florio, quando se ne fuce, quando cazzo le mette, Krug pure non è che è stato questo gran giocatore, vabbè ha dato il massimo, ma non è che ha fatto chissà che soppresso contro il Bari, non era in partita, tutto quanto andate lì. Poche palle, poche. Ha fatto qualche stupida lì. Quello che ha giocato bene è stato Mazzio, Nicastro, Agnelli, Tonucci, questi. Sì, no, cioè, non è che vuol dire che non lo stimo più a crack, per l'amor di Dio. Lo stimo sempre. Però non è che stava dando. Non è che brillava come sempre. Non mette neanche a Florino, non mette, ma non giochi a muto, ma no. Quale cazzata da mettere qui? Ma la prossima è col Cittadella. Spezia. Ah, va. Mi te la vado a guardare. Lo mette. Le ultime 5 partite. Quando è 5 partite, ma. Lo metterà. È titolare là da me. Ha visto che ha fatto quelle due papere. Ha ancora continuato a me. Lo deve mettere ancora. Lo deve ancora mettere. Ma ha già surbinato 5 partite a cui purtire da me. La partita l'abbiamo giocata. Non è che l'abbiamo giocata. Solo che se quel bastardo non faceva quella cosa del genere, noi vincevamo 1-0 la partita. Che il Bari ha creato, ma. Io stavo allo stadio, Io stavo allo stadio. Ma non è che ha fatto questo granché il Bari, Il Foggia ha avuto diverse occasioni, anche il Bari, sì. Ma il Bari qualche tiro. Con quello marocchino là, che tutti quanti lo fischiavano, ha fatto quello tiro da merda. Il Foggia ha avuto diverse occasioni. Diverse occasioni. Si è portati in vantaggio, ragazzi. Dice in vantaggio. Cioè, o la dovevamo chiudere o ci chiudevamo noi. Facevamo il muro avanti alla difesa. E ti portava la partita a chiusa. No, guarda. Deve fare quella sorta di cosa. Si pensa che noi pisciamo dal ginocchio. Si pensa che noi pisciamo dal ginocchio. Comunque, ragazzi, è andata così. È andata così. 1-1. Risultato per un derby, diciamo più che giusto, un derby, 1-1, il pareggio fa sempre bene a tutte e due le squadre, un punto. Però io me la sento a catena per quel bastardo che ha fatto quella sorta di cosa, se no noi vincevamo la partita, sicuro. Io ho visto come ha giocato il Foggia, stavo allo stadio, quindi cheat, vincevamo la partita, tutti chi, vincevamo la partita, a come you come. L'ho detto che il Bari quando veniva a Foggia non aveva vita facile a giocare, è stata così infatti, ha avuto poche, diverse occasioni ma... Foggi in difesa, se vuoi Tonucci che mi tutto quanto in te. Super Tonucci, mostro. Comunque, ci siamo assorbiti a guarda, andate 5 partite. Mancano 5 partite, se non mi sbaglio, Cittadella Spezia. Sì, 5 partite mancano. Prima che si spezzi qualche cosa e si infortuni. Non lo posso vedere, ragazzi. Non lo voglio, io dall'inizio del campionato lo sto dicendo. Pure i compagni miei non posso vedere. Non lo posso vedere, quello là. Aspettate un attimo. È più forte di me, non lo posso vedere. Avete visto quando una persona non la potete vedere? Che vi sta sul cazzo? È così. È più forte di me, ragazzi. Non lo posso vedere col portiere. Dall'inizio del campionato lo sto dicendo. Ah, pure quando ha messo quello là. A Tarolli, caluto, mi si è buscato quello gol.
Vabbè, è perdonabile perché la potevo mi pigliare. Però ha fatto paura. Cioè, lui che fa? Guarna, che fa? Ma già dal nome, guarna. Guarna. Sì, abbiamo capito che bisogna sostenere la squadra, però fino ad un certo punto. Voglio svegliatevi, che stanno alcuni che dicevano che lo. In curva stavano alcuni che dicevano che lo criticate a fare. Ma hai visto che ha fatto? Hai visto che ha fatto? Ma che ti pensi che lì pisciamo dal ginocchio? Ma veramente? Questo qua deve essere calciato in culo perché questo è come andarti a ricordare Narcisi quando si vendevi i partiti. I papere che faceva. Questa è la stessa cosa. In da stufes qua, questa è la stessa cosa. Questo qua va cacciato il calcio in culo. Questo può giocare dalla Serie D, dalla Serie C1. Può giocare. Ma che può giocare? Ma che veramente? Ma che può giocare? Ma che può giocare? Ma che può giocare questo, ragazzi? Ma che veramente? Attina, no. Ci posso anche credere. Non ci posso credere, non ci posso credere. C'è Irma. Sì, non lo so. Ragazzi, è stata una cosa. Io mi sono talmente incazzato forte. Hai detto, ma che veramente tu fa? È impossibile. Non ci volevo credere, non. È una cosa proprio fuori dal normale, fuori dal normale. La partita è stata giocata. Io me lo aspettavo. Perché il Foggia aveva detto. Agnelli aveva detto che davano il 100% e infatti si è visto tutti, tutti. Anche Kratos che non è stato questo. Che cazzo di ruolo? Non è che tutti i partiti potete fare gol, potete. Può capitare, è una cosa che capita. Pure noi penso che quando giochiamo, quando gioco palloni, a volte che non sono in partita, e non sti cose qua, capita. Può capitare a tutti quanti, ragazzi. Può capitare la volta che vi ha fatto la partita, è fitando a gol, e può capitare la volta che non sta in partita. Ragazzi, può capitare, questo è il pallone. Questo è il calcio, può capitare. Un pallone rotondo. Comunque. Ragazzi, che va a dire di più? Cosa vedi? Se Krager ha parlato di un bastardo là. Io spero, ragazzi, solo una cosa. Da tifoso foggiano, io spero solo una cosa. Che Musso abbia dato 5 partite. E se ne va. Speriamo che se ne va. Lo spiro proprio. Se ci quillate pur Tarolli e poi stava. Noppert. Ecco, ma mi è uscito Noppert. Perché non mette? Noppert è l'uomo, l'ho visto io, gioca bene. Guarda, io spero. Spero solo che se ne va. Ma chi se lo deve prendere a un portiere del gioco che vede che fa ste cose? Ma chissà da pigliare? Solo lui un po' di matanè. Che cazzo si può pigliare? Solo lui un po' di matanè. È questo che io mi incazzo. Per il bene della squadra, a casa guarna, per il bene della squadra, sostenere fino ad un certo punto, e che cazzo? L'ho sostenuto in alcuni video, ti va bu, pote capatana, vot, di vot, e va, ma basta, mo, penso che è una cosa fatta apposta, basta, mo, basta, e avast. Mamma, no, ragazzi, io me la sento ancora, io sono uscito dallo stadio, ingazzato pro, ingazzato nero. Il pareggio mi sta bene, ma non subire un gol così. Perché se quel bastardo non faceva quel sorto di passaggio, noi il Foggia vinceva il derby, vinceva la partita del derby, vinceva il derby. Comunque, partita che è andata così, ragazzi. Adesso pensiamo al Cittadella. Grande curva sud, coreografia da paura. Da paura, io c'ero. Io c'ero, facendo dallo stadio senza voce, col mal di testa. Perché ho gridato proprio assai. E quando, ragazzi, vi dico solo che quando ho visto quel gol che abbiamo subito, non sapete quante parole che ho detto. Non, una cosa, ma uno scempio. Uno scempio. Poi 6 minuti di recupero hanno dato. 6 minuti di recupero. Quando muovi 6 minuti di recupero? Ma secondo me era tutta studiata, ragazzi. Guarda, secondo me ha fatto qualche imbrugge perché noi non bisciamo dal ginocchio. No, questo è il mio pensiero. Secondo me se c'è qualche cosa per sotto.
Perché è impossibile che hai due difensori, una a destra e una a sinistra, e tu vai a fare quel passaggio centrale. E poi i difensori che si sono troppo allontanati. Di solito, non lo so, si sono troppo messi esterni. Mi puzza un po' sto fatto. Comunque, lasciamo perdere. Grande Foggia nel bene e nel male. Allora, voglio aprire una parentesi per quanto riguarda i tifosi baresi che non sono venuti. Ragazzi, sappiamo che ormai il calcio è governato da delle cacche. A me mi è dispiaciuto perché senza rivali, senza Barisi, senza... è stato un derby spento. Perché se c'erano dei Barisi, non vi vanno tutti, ma non è che per suo fatto la vita va andata. Sia ben chiaro, ha mandato spettacolo noi. Quindi, pure se stavate, non ce ne fregava niente. Però, non c'è stato il gusto di vederli. Io non vedevo l'ora, poi quando ho letto quella notizia, ma va, fa mocca, va. Io l'ho detto che al derby c'ero. L'avevo detto, infatti ci sono stato. Comunque, ragazzi, è andata così. Quello l'hanno fatto più che altro per non creare disordini durante la partita e a fine partita, perché si sapeva che se venivano i baresi qualche cosa qua doveva succedere. Comunque, a me che venivano, se venivano mi piaceva. Non ci sono venuti, sono rimasto un po' così, ma ho detto, ma che non frega a me, sosteniamo il Foggia. Però senza rivali non c'è divertimento. Quindi grazie prefetto, grazie a tutti quanti, siete delle merda. Il calcio non è più in mano a queste cose, il calcio ormai è in mano a Fammo che è caduto tutto. È in mano a dei... Non so neanche come definirli, ragazzi. Si sa, si sa. Comunque, ragazzi, sempre Forza Foggia, se si cadaga, l'ha parlato Guarna, mi beveva l'acqua. Sempre Forza Foggia, ragazzi, cosa vi devo dire più? Partita che mi puzza un po' per quanto riguarda quel passaggio. E vabbè. Noi ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Foggia, nel bene e nel male, cuore rosso nero. Ci vediamo nel prossimo video perché usciranno altri due video, penso. Ragazzi, sempre Forza Foggia, mi raccomando, iscrivetevi al canale, siamo quasi ai 200, dai dai, mancano pochi iscritti ai 200. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.